hashtag di Instagram, chi ne mette pochi, chi ne mette tanti e chi li mette a casaccio, ma alla fine come devono essere utilizzati in modo efficace per renderli un elemento non solo accessorio, non solo di bellezza per i nostri post. Scoprilo in questo video. Ciao a tutti, sono Alessia, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo degli hashtag di Instagram e di come utilizzarli al meglio. Perché credetemi, quando faccio le consulenze, quando analizzo quella che è la vostra presenza online, di quando vi occupate, sapete, fate un po' il fai da te, bene, credetemi, ne sto trovando ancora delle belle. Quindi cerchiamo un attimino di capire come utilizzarli. Poi, se volete approfondire le vostre conoscenze sui social per la gestione interna alla vostra struttura, sappiate che ad aprile, l'8 aprile, prima lezione, ci sarà il corso per B&B, corso di social media marketing per B&B. Lezione live, saranno 5 lezioni da 2 ore l'una. Iscrivetevi chiedendo informazioni a corsi@alessiaboccanfuso.com. Ma veniamo a quello che è proprio l'argomento del giorno, ovvero gli hashtag. Quanti ne mettiamo questi hashtag? C'è chi ne mette una trentina, c'è chi ne mette pochi, c'è chi non li mette proprio, ma quanti devono essere? Bene, passo indietro, 2022, CEO Adam Mosseri, CEO di Instagram, che ci dice: guardate, se sperate in una copertura spettacolare grazie all'utilizzo degli hashtag, non è così. Noi stiamo utilizzando altri fattori, e l'algoritmo sta lavorando in modo differente. Non ha detto di non utilizzarli proprio, ma in quell'occasione ha specificato: guardate, inutile metterne 30, anche se ne avete la possibilità. Lui ha consigliato: mettetene 5, 6. Quello è il massimo che ci consiglia Adam Mosseri. Però quando ne mettiamo così pochi, noi dobbiamo badare alla qualità. E come si fa a scegliere hashtag di qualità? Li dovete mettere e con la santa pazienza li dovete cercare. Perché che cosa succede? Nella fretta di fare il post, voi prendete e mettete gli hashtag così. Però che cosa succede? Che molte volte mettete anche hashtag con errori di battitura. Va bene la prima, va bene la seconda, il punto è che non avendo fatto questo lavoro con calma e non ve li siete salvati in un punto del cellulare, se lavorate cellulare o sul computer, su un Word del computer, capite bene che magari continuate a fare lo stesso errore, perché magari Instagram ve lo consiglia perché voi continuate a utilizzare sempre lo stesso hashtag. Ora, come si fa una ricerca sensata? Voi mettete con la santa pazienza, fate un controllo comodo da computer, magari siete più veloci a farlo, io mi trovo meglio. Il punto è che se lo fate da PC, poi dovete fare un doppio controllo degli hashtag che avete scelto da cellulare. Perché ve lo dico? Perché su cellulare vi esce un'eventuale scritta se questo hashtag è stato bannato. Se voi lo andate a utilizzare, anche se Instagram ve lo rende disponibile, rischiate lo shadow ban. Quindi evitiamo di comprometterci l'account di Instagram. Detto questo, visto che abbiamo scelto con cura il nostro hashtag che non è bannato, sì, ma questo hashtag che cosa deve essere? Io mi trovo ancora hashtag agosto, hashtag luglio, hashtag buongiornissimo caffè. Ma che ce ne facciamo di questi hashtag? Calcolate che se poi andate a vedere tutti quei post e reel che sono correlati, a volte capita che per una questione linguistica, persone che non hanno utilizzato l'accento in quella parola, ci ritroviamo post in una lingua totalmente diversa. Nonostante sia magari un termine pertinente e che noi quindi crediamo di utilizzarlo nel modo giusto, in realtà viene utilizzato per tutt'altro. E signori, non ce ne facciamo niente di quell'hashtag, ok? Quindi dobbiamo cercarli, renderli pertinenti al nostro servizio, in questo caso settore alberghiero, e di conseguenza andiamo a vedere, a vendere il nostro prodotto al meglio per cercare di avere una copertura un pochino più ampia. Quindi, nel momento in cui sto facendo il mio post della colazione, mettere hashtag colazione non serve a nulla perché è stato utilizzato da milioni di italiani. Quindi, che cosa succede? Che il nostro post si diventa
Un ago in un pagliaio, la goccia nel mare, non se lo penserà nessuno. Invece dobbiamo cercare quegli hashtag che siano un pochino più nicchie. Adesso me lo sto inventando, ma magari può essere colazione all'italiana, colazione intercontinentale. Creare un mix di hashtag che rientrino in una nicchia un pochino più ristretta. Quindi sicuramente non dovete dimenticare il vostro hashtag del brand, quello assolutamente lo dovete mettere. Poi io vi consiglio un mix tra hashtag che vanno al di sotto dei 150.000 post e poi c'è un altro gruppo che va sotto i 50.000 post. Quindi fate questo mix e vedete quali vanno meglio. E come faccio a capire quali vanno meglio? Lo faccio tramite l'insights, tramite i dati che mi passa Instagram. In questo modo io posso vedere tramite quegli hashtag messi in quel determinato post quante persone ho raggiunto tramite l'utilizzo di questi termini. Il punto è che col passare del tempo gli hashtag sono diventati inutili proprio perché noi li utilizziamo a caso. Cerchiamo di fare attenzione da oggi in poi all'utilizzo degli hashtag per rendere i nostri post sempre più efficaci e effettivamente evitiamo questo mappazzone di hashtag messi uno sopra l'altro, almeno cerchiamo di creare un po' di spazio tra il testo principale e poi il gruppo di hashtag che voi volete mettere. A volte sì, può fare figo inserirlo all'interno del testo, perfetto, ma mi raccomando, adesso non andate oltre 5-6 e fate in modo che siano pertinenti. Se volete saperne di più su come utilizzare gli hashtag, quello che posso fare è invitarvi a iscrivervi al corso di formazione che realizzerò a partire dall'8 aprile, un corso di formazione live dove per chi si iscrive entro il 31 marzo ci saranno tanti bonus e soprattutto potranno usufruire del prezzo lancio. In questo corso andremo a vedere insieme come utilizzare meglio gli hashtag e ovviamente come fare la ricerca passo dopo passo. Io come sempre spero che questo video vi sia stato utile. Fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti e come voi utilizzate oggi gli hashtag. E poi io vi aspetto nel prossimo video, ma non andate via senza esservi iscritti al canale. Vi aspetto. Besos!